City. Bentornati, l'ospite stasera è la tenente Sara Krakowski, portavoce dell'NCPD. Ciao tesoro, benvenuta fra noi. Ciao Ziggy, grazie per l'invito. Hai raggiunto lo studio senza problemi? Nessun rapimento o sparatoria lungo il tragitto? No, no. Fortunatamente le strade di Night City sono ogni giorno più sicure. Gli omicidi sono ufficialmente calati dai 7103 dell'anno scorso a soli... Aspetta, le strade sono sicure, hai detto, ma che mi dici delle autostrade? No, non ho capito. Avrai sentito della sparatoria all'uscita della Route 1, no? Le forze dell'ordine ci hanno messo mezz'ora ad arrivare. Nel frattempo sono stati sparati più di 700 colpi. Che è successo? Che fine hanno fatto i criminali? Beh, l'NCPD è responsabile della sicurezza di tutte le persone all'interno dei confini cittadini. Sara, dolcezza, non propinarci il solito copione dell'NCPD. Sii onesta con chi ascolta. Quando è che finalmente saranno al sicuro? Quando è che potranno smettere di portarsi dietro un'arma per andare al centro commerciale? O per portare i figli a giocare al parco? L'NCPD fa tutto il possibile per... Ah, guarda come sta sudando. È importante. Cosa è importante? Potrei aver trovato una soluzione al problema che condividiamo. Mi sono messo in contatto con un vecchio amico della Rasaka. E qui a Night City ha contatti con certe persone influenti. E come può esserci utile, di preciso? Ho organizzato un incontro, io. E questo mio amico. Devi dirgli quello che hai detto a me. La verità sugli eventi del Compiti Plaza. Non credo che lo convincerai facilmente. Ma è un inizio. Va bene. Dove e quando? Japantown, dopo il tramonto. Ti mando la posizione precisa. Ci vediamo lì. Mito o realtà? State con noi.
Yo yo yo, miei ciumbatori, sniffatori, smappatori, sono Mr. Mikey! Mollate quel mancimento a due soldi e correte nel negozio più vicino per un po' di dolce dolce speed! Perché la vita è troppo breve per andare piano! Proprietaria di armi, spero. Mi spiace, davvero non posso.
soddisfa il 330% del fabbisogno quotidiano di vitamina. An endless sea, I have sunk a heart to hell. Today my dreams are nothing but mist, and I am nothing but down. Devi proprio. È stata la miglior versione di guerre corporative che abbia mai visto. Tu e i tuoi musical. Forte e chiaro, non c'è bisogno di urlare, che c'è? Stiamo facendo una gara, con bersagli, premi e tutto il resto, qui al poligono. Ha senso. Beh, ci stai? Certo, ci sto. Quando? Beh, adesso. Ti stiamo aspettando, vieni. Ricominciamo da capo. Come ti chiami? Sono Brendan, la tua amichevole macchina per la soddisfazione spontanea delle voglie. Caffè? Attenzione però, potrebbe essere delizioso. Sembra che adesso funzioni. Ho venduto il doppio del solito. Quindi? Ah!
localizzate bene. Qui finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scommettiamo? Continua a bruciare. La discarica ampia 4.000 ettari è... Cosa mi sono persa stavolta? Illuminami. La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. Credi che Judy menta? Perché? Una cosetta chiamata intuito, V. Mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate. Capisco. Perfettamente senso. Benvenuta al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronta a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Scelga una parola d'ordine. Samurai. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Due risultati. Interessante. È una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ecco a te. E... pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Si disconnetta pure. A posto?
qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Solo due donne aprirebbero le gambe per te. Speriamo che si goda la sua vita. Vaffanculo, Johnny. Sembri una vera pervertita, lo sai? Avrei avuto più scelte se non avessi un certo parassita nel cervello. Ciao, io sono Sky. E tu devi essere Valerie? Sono V. Soltanto V. Solo le persone che mi conoscono bene usano il mio vero nome. Ok, V, allora. Oh, si prospetta interessante. Allora, V, stai morendo. Come fai a saperlo? Nel profondo, ne hai paura. Rifuggi l'idea. E anche se fosse, a te che importa? Tra tutte le voci nella tua testa, quella che chiede aiuto è la più forte. Guardati intorno. Tutto questo è opera tua. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, è chiaro. Ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la cosa più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Hai paura di qualcos'altro. Credi di conoscermi bene? Ok, dimmi di cosa avrei tanto paura. È qualcosa di cui non vuoi parlare. Tutti hanno i loro segreti. E anch'io ho le mie buone ragioni. Dillo. Dillo ad alta voce. Non per me, ma per te stessa. Avevo un vero amico. Ormai non c'è più. Presto sparirò anch'io. E non avrò nessuno al mio fianco. Tutto quello che ti occorre è già dentro di te. Sei spaventata perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Che ne è stato del diventare la migliore di tutta Night City? Non è passato molto tempo da allora. Poi mi è piovuta addosso tutta questa merda. Pensavo di vivere nelle favole. Volevo solo che il mondo sapesse che esistevo. Non chiedevo altro. Invece di un sogno, stai vivendo un incubo. Hai paura di finire cancellata, come se non fossi mai esistita. O è solo la paura di diventare qualcuno diverso da te? La morte è la morte. Sei finita. Game over. Non puoi saperlo con certezza. Anche se ci sei già passata. Credimi, l'ho vista. Ed è una vera noia. Non hai mai smesso di affliggerti da allora. Anche per il futuro. Quello che ho passato è difficile dimenticarlo. La morte è sempre stata un problema degli altri. Cazzo, ero io che ammazzavo la gente. Adesso tocca a me. Non bastava morire una volta. Dovrò rifarlo da capo. L'assurdità della morte e l'inutile lotta contro di essa. Questo ti terrorizza. E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrata di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire, di andare dove dovevi. E non ti fermerà ora. Ma come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo.
hai fatto la differenza. In questo mondo, tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Tu compresa. Non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Grazie, per tutto questo. Non ho neanche voglia di alzarmi. Come tutti. Ma ogni cosa ha una fine. Samurai. Che cosa succede? Quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Devi aiutarmi. Ti prego. Ascolta. Potrebbe essere nei guai. Voglio solo parlarle, scoprire se sta bene. Se non l'hai notato, quello delle doll non è il lavoro più sicuro del mondo. Un giorno ci sei, quello dopo no. E magari sei bella e sepolta. È successo qualcosa di insolito qui ultimamente? D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male. Ma non so altro. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2, credo. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. Non male. Ma reale sarebbe molto meglio. Cosa non farei a quelle cosce? Che intendi con reale? È una serie di codici binari. Cioè, posso chiederle di fare qualsiasi cosa? Davvero qualsiasi? Chiederle? Non devi chiedere, amico. Basta programmarla. Nella classifica dei locali per pervertiti, questo li batte tutti. Li hai sentiti? Almeno non sentirei lagne. Mi fai male, mi fai male. È un ologramma. È così difficile da capire. Lasciami fantasticare. Tanto non sai come hackerarle, quindi perché non stai un po' zitto e ti godi lo spettacolo? Non posso entrare! Che significa? Sono qui tutte le cazzo di settimane! Non è autorizzato ad accedere all'area VIP. Oh, sì che lo sono! No, signore, non lo è. Se vuole può discuterne con il manager. No, amico! Ne discuto con te, qui e ora! Hai idea di chi sono io? C'è qualche problema? Questo idiota non capisce che ho diritto a entrare! Da quello che vedo, il suo abbonamento VIP è stato revocato. Che cosa hai detto?! Signore, si calmi o saremo costretti ad accompagnarla fuori. Vedo che gli sbruffoni non mancano. Già. Che fai, torni di sopra? Tra un minuto. Prima devo pisciare. Dove vai? Il secondo piano è riservato ai clienti VIP. Thank you.
Cosa prendi? Quello che vuoi. La cosa più forte. Sarà meglio che la faccia breve. Due zombie sessuali lobotomizzati in un giorno solo sono troppo anche per me. Salve. Credo che ci sia stato un errore. Non ne sono sicuro. Non ho i tuoi dettagli. Mi spiace, non so cosa dovrei fare. Sicura che la. Devo parlare con Evelyn Parker. È importante. Siamo in due. Ho provato a chiamarla un sacco di volte, ma niente. Vuoi dire che non è qui? Ha avuto un incidente. Doveva andare in una clinica speciale a Osaka. O era Oslo? Credo fosse Oslo, per una nuova faccia. Ti ha detto lei che lasciava la città? No, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva, così io ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Mi ha risposto che era partita, ecco. Woodman, chi è? Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Ok, il signor Forrest, allora. Che cosa fa? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Capito. Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Le teste vuote in queste doll. Ah, ecco cosa dovrebbero sostituire. Hai sentito parlare di Jotaro Shobo? È uno dei Tiklos. Sì, uno psicopatico del cazzo. Gli piace far male alla gente. È sulla lista nera delle Mox.
Delle ragazze hanno chiesto la sua testa. Beh, tanto piacere. Mi sembra familiare. Che cos'è? La giacca di Evelyn. Stropicciata come un fazzoletto. Deve essere qui da tempo. Ci crederò solo quando vedrò il suo cadavere. Ferma lì, tesoro. Mi sa che hai sbagliato stanza. Ehi, non sbirciare. Porta sfortuna vederci così. I clienti non possono entrare qui. Fai la prova e chiudi la porta quando esci, ok? Come vedi, sono molto occupato. Cerco una ragazza di nome Evelyn Parker. Non abbiamo nessuno con quel nome. Ma lavorava qui. Cosa le è successo? Avrà fatto quello che tutte le doll cercano di fare. Trovare un unicorno e accasarsi. Puoi trovare di meglio. Prova con Roxy nella cabina 2. Lo stesso culo a mandolino. Il chip comportamentale farà il resto. Non vedrai differenze. Ti chiamano Woodman, giusto? Perché hai il carisma di un tronco d'albero? Ho l'impressione che tu non capisca la situazione in cui ti trovi. Situazione? Quale situazione? Credi che me ne freghi un cazzo di qualcosa di tutte le troie che entrano qui? D'accordo, abbiamo finito qui. Ma farò in modo di informare i tuoi capi di come tratti i clienti. Che hai da ridere? Innanzitutto, dubito che tu sappia chi è il mio capo. Altrimenti non la chiameresti i tuoi capi. Secondo, penso proprio che ti porterò da Maiko, solo per vedere la sua faccia quando le dirai qualunque cosa tu ti sia inventata. Odia le troie bugiarde quanto le odio io. Ma meritiamo tutti una risata, no? Se fossi in te, controllerei i conti. Ce l'ha praticamente scritto in faccia. Ladro. So che stai rubando da questo club. Quanto hai già intascato? Ma di che cazzo stai parlando? Sto parlando degli Eddie che fai sparire ogni settimana dai conti del Clouds. Non faccio sparire nulla. Sarei un idiota. Non importa. Mi chiedo solo cosa penseranno i capi dei Tiger Claws quando lo scopriranno. Non penseranno un cazzo, perché non è vero. Io lavoro con le doll. I conti del Klaus non hanno niente a che fare con me. Lurida troia bugiarda. Complimenti per averlo beccato. Questa conversazione inizia ad annoiarmi. Ma permettimi una domanda. Perché proprio quella troietta in particolare? Perché? Non era neanche granché. Sì, era sexy, d'accordo. Ma nonostante le sue manie di grandezza, non era che una puttana qualunque. E ha fatto la fine di tutte le puttane qualunque. E tu la seguirai. Sei proprio la regina delle cazzate. Così non mi aiuti. E adesso? Peccato, tu non possa parlare con i morti. Ah, aspetta, lo stai facendo proprio ora. Ad ogni modo, controlla la sua scrivania. Potrebbe funzionare. L'ha venduta a un bisturi? Il chip era andato. Forse l'ha mandata a riparare.
Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per prostitute. Sembra il paradiso delle Joy Toy. Restituirle le armi, anche se preferirei non farlo. Io non so niente, qui ci lavoro e basta. Ottimo lavoro. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Credi che l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? Dì, se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a una morta che cammina. Non ho tempo per il mio ego. Te lo concedo. Ah, certo, perché tu avresti sganciato una bomba termonucleare su questo locale. Non ho bisogno di esagerare. Uso altri metodi. Ma una cosa è certa, i Close non lo dimenticheranno. Soy el Magistrador.
Avevi un piano, ci hai provato, hai fallito. In questo momento non mi sembri nelle condizioni di trovare Erma. Ma che cazzo? No, no, merda! Cristo, che cazzo vuoi da me? Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Mi volevi morta. L'hai detto tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio viva. Te l'ho già chiesto. Che cazzo vuoi? Ho pescato una carta, esci gratis di prigione. Sarei un idiota a non approfittarne. Vedi, tra me e l'Arasaka c'è un conto in sospeso da 50 anni. E vorrei saldarlo. È per questo motivo che mi servi. Perché? Qualche ideale fuori moda o per una vendetta personale? Non ti devo spiegazioni. Devi solo portarmi dal punto A al punto B. Senti, so un po' di cose. Tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo l'Arasaka. E siamo tutti contenti. Ci serve il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Mikoshi, che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connessa alla rete, l'Arasaka può usare il Soul Killer e un IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico? Sì, ho visto i tuoi ricordi. Ti hanno proprio fatto la festa. Ok, forse dovremmo chiarire qualche punto, ma ci arriveremo. Comunque, quando il Soul Killer ti frigge, ti bolle, ti cuoce, tu muori. Ma quello che hai nella mente viene prima copiato in un engramma. Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Su, lo so che hai altro da dire, quindi parla. 50 anni fa, esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. E come pensi di annientare l'Arasaka stavolta? Hai un'altra atomica nel cassetto? Stavolta la bomba si chiama Alt Cunningham. E dovrei sapere chi è. Non ancora, ma lo saprai quando troveremo quello che ci serve. Adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo entrare nel Mikoshi.
Non ti aspettavi di vedermi qui, eh? E ora che si fa? Alti permettendo. Te l'avevo promesso, no? Prometterlo è una cosa, mantenerlo è un'altra. Allora, hai scoperto qualcosa? Evelyn non è più al Cloud. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sai dove posso trovare questo Fingers? Sì, gestisce una piccola clinica a Jig Jig Street. Cazzo, vi circolano brutte storie su quel tipo. Sto andando lì, per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Cloud. D'accordo, a dopo, vi. Thank you.
Ascolta quel tipo. Come ti sembra? Patetico. Non so neanche tenerla in mano. Non sono una musicista, ma direi che è proprio scarso. Signore e signori, abbiamo un critico. Rilassati, Ciumba. Non è malaccio. Quell'uomo sta soffrendo per qualcosa. E si sente. Ha poca presenza scenica, gli accordi sono tutti sbagliati. Continua ad andare fuori tempo, ma... non è male. Ricordati di non farmi mai un complimento. È così che hai iniziato? Suonando per strada pieno di sogni? Ma figurati, non avevo tempo per scalare le classifiche. Ero troppo occupato a scuotere il mondo. Non è quello che dicono tutti gli artisti falliti. Sai una cosa? Hai ragione, ho fallito. La città è ancora governata dai corpotiranni, come 50 anni fa. Ma se credi che aspiri a diventare il prossimo idolo dei teenager, ti sbagli. Me ne sbatto il cazzo di quella merda commerciale. D'accordo, principessa. Qualche concerto però l'hai fatto. L'ho visto nei tuoi ricordi. Vero, suonavamo dove potevamo. Ho sempre avuto un pubblico. Qualcuno ci registrava senza... Stai dicendo che da qualche parte in città ci sono dei vecchi bootleg dei samurai? Non ti facevo così materialista. Scherzi a parte, credi che quei nastri esistano ancora? Sai, il Rainbow Cadenza non è lontano da qui. Bel localino, un posto per gente con un cervello. Forse loro sapranno qualcosa.